C'è 371 la Tecno Team Albese con la capolista, quella che era la capolista Piccola Eco. Siamo con la nostra MVP Valentina Facco. E innanzitutto complimenti, una gara perfetta da parte della tua squadra e soprattutto da parte tua. Ti abbiamo visto fare di tutto, difendere, attaccare in mille modi, salvare palloni, che dire? Grazie, intanto grazie, e siamo contentissime perché è una partita che sentivamo tanto, primo luogo perché comunque il derby e quindi già da lì, e poi perché comunque è scontro al vertice, quindi per noi era fondamentale riuscire ad acchiappare punti. Siamo riusciti a prendere punteggio pieno, quindi meglio di così non poteva andare, e io però voglio fare i complimenti a tutta la squadra perché veramente c'è stato tantissimo cuore in difesa, non abbiamo mai mollato una palla, siamo state molto brave muro a muro, quindi veramente complimenti a tutti quanti perché questa secondo me è stata proprio una vittoria di squadra. Dove pensi abbiate fatto la differenza? In campo chiaramente, e soprattutto per quanto ci riguarda abbiamo visto una squadra che quando accelerava non ce n'era per nessuno, neanche per diciamo una corazzata come quella squadra che avete affrontato voi oggi. Ma secondo me è sicuramente imbattuta perché loro hanno un signor palleggiatore e quindi essere riusciti a tenerle con la palla staccata da rete sicuramente ci ha dato un grande aiuto poi per gestire la situazione di muro difesa, e comunque poi anche a muro devo dire siamo state, abbiamo detto la nostra, ecco, quindi siamo contentissime. Quindi una Tecno Team Albese che vive al meglio questo Natale e si prepara ad affrontare un 2020 che sicuramente riserverà tante altre battaglie perché siamo solo alla decima giornata di andata, quindi il campionato è ancora lungo. Sicuramente sì, affrontiamo questo Natale con un respiro di così sollievo, e però insomma pronte a tornare in palestra più agguerrite che mai per cercare di tenere questa posizione perché l'abbiamo conquistata, adesso difficile sarà tenerla. Ecco, a proposito di 2020 ci dicono che tu abbia ideato un calendario qui ad Albese, ci vuoi giusto, dopo io ne prenderò visione, però ci vuoi giusto dare delle anticipazioni? Ma allora sì, è nato un po' chiacchierando con il nostro addetto stampa Marco e poi piano piano ha preso forma, e è un calendario sì che ci vede per un giorno, diciamo per un'occasione, vestite un po' carine, sai che noi siamo sempre tutta palestra, quindi ogni tanto sappiamo anche noi essere un po' signorine, e soprattutto però la cosa fondamentale è che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a un'associazione, quelli che con Luca, che da tanti anni insomma si occupa della lotta alla leucemia infantile, quindi volevamo fare un regalo a Natale a chi insomma ne ha più bisogno, quindi speriamo di riuscire nel nostro intento.